In più occasioni ho seguito il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il primo appuntamento era a Borgotaro alle 9, in un luogo molto simbolico per tutta la montagna parmense, che era la fabbrica Les Cuochi. C'erano i nuovi proprietari, l'ingegnere che ha illustrato al Presidente della Regione, all'assessore Costa e ai convenuti, oltre ad altri assessori regionali, quelli che sono i piani di sviluppo di questa fabbrica. E sono rimasto veramente molto contento di quelle che sono le previsioni anche a breve termine. Quindi ci sarà ancora occupazione all'interno di questa fabbrica e sappiamo che ogni posto di lavoro è importante, a maggior ragione è importante in montagna. La montagna si salva insieme, se viene a mancare un posto di lavoro in qualsiasi paese della montagna, la montagna muore. Invece, come in questo caso, se si riaprono delle fabbriche, se c'è occupazione, si parla più di 100 posti di lavoro, magari anche qualcosa in più quando sarà a pieno ritmo, addirittura con produzioni innovative, credo che sia un'ottima cosa e un'ottima soddisfazione. Meno soddisfazione l'ho provata all'Assemblea dei Sindaci in provincia, dove la maggioranza dei miei colleghi, la domanda più impellente, quella che sembrava più necessaria a loro avviso, non al mio, da rivolgere al Presidente della Regione, è stata quella di obbligare alle fusioni e alle unioni comuni. In pratica i sindaci hanno chiesto di trasgredire la Costituzione sulla quale hanno giurato il giorno del loro insediamento come sindaci.